piazza Riace per una manifestazione di solidarietà al sindaco Domenico Lucano, arrestato martedì per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Cantano Bella Ciao, inno della resistenza, guerra asimmetrica al nazifascismo, e lui dalla finestra, commosso e con il pugno chiuso, saluta. Riace, 6 ottobre 2018, sono più di 3.000 le persone da tutta Italia sfilano per le vie della cittadina e provincia di Reggio Calabria e si fermano davanti alla casa del sindaco Domenico Lucano. Da martedì agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È stato arrestato Lucano per arrestare un modello di integrazione eccellente, si legge in uno dei tanti striscioni. Ed è questo il punto centrale, secondo i tanti attivisti per i diritti umani e semplici cittadini arrivati a Riace per mostrare vicinanza e solidarietà al sindaco, fiduciosa nelle indagini della magistratura di Locri che ha emesso il provvedimento d'arresto domiciliare nei confronti del sindaco, anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che sottolinea come il modello di Lucano sia di riferimento per l'integrazione dei migranti. Una scelta che ha fatto diventare Riace un modello studiato in tutto il mondo e che continua a rappresentare una valida opzione per decine di centri nelle aree interne del nostro paese. Lucano con le sue azioni ha garantito il rispetto dei valori di umanità e accoglienza e contemporaneamente un futuro alla sua comunità, si legge in una nota del Movimento 100 Passi per la Sicilia, e se serve la disobbedienza civile di un sindaco per mettere in pratica la solidarietà e l'accoglienza, ci dichiariamo tutti colpevoli e complici. È la nota del coordinatore nazionale di Italia in Comune, altro movimento che ha aderito al corteo di Riace, e tra i tanti migranti a suo sostegno arriva la proposta di ricandidare Mimmo Lucano al premio Nobel per la pace. Maria Cristina Boschetti, Sky TG24.